Guarda attentamente queste immagini e indovina qual è il castello Disney corretto. Esatto, è proprio questo. Chissà in quanti film lo avrai visto, eh? Subway è una delle più grandi catene di fast food. La prima, ovviamente, è McDonald's. Qual è il suo logo? Giusto, proprio questo. LG. Il logo ha il puntino oppure no? Certo che ce l'ha! Indovinato? Riconosci il logo della Sprite? Eccolo qui! Ben fatto! Ti piacciono i videogiochi? In questo caso hai vita facile, altrimenti buttati! Eccolo, indovinato? Qual è il logo corretto di Discord? Eccolo qui, senza l'antenna. Quello è Reddit. Se sei un fan di Harry Potter, saprai sicuramente come sono sistemate le case sullo stemma di Hogwarts, vero? Ecco la risposta giusta. La sapevi? Torniamo al mondo dei gamer. Qual è il logo giusto della PlayStation? Questo, se non usi la Play e hai indovinato lo stesso, allora complimenti! Il browser più usato nel mondo per navigare su internet è Google Chrome. Opera non è nemmeno nei primi tre. Ma forse il logo lo conosci? Eccolo qui. Riconosci il logo della Nutella, vero? Ma certo, è questo. E invece il logo della Shell lo conosci? Questo forse era difficile, vero? Questo logo è per chi ha già qualche annetto in più. Come dimenticare quel suono tipo oh oh? Ti ricordi questa chat e il suo logo? Eccolo, il logo originale di ICQ. Ci aiuta ogni giorno nelle nostre ricerche, ma se ti chiedo quale sia il logo di Wikipedia, lo sai riconoscere? Se hai indovinato, ti faccio i miei complimenti. Adesso dimmi, qual è il logo dei Giochi Olimpici? Questo? Il logo corretto di Skype, te lo ricordi? Esatto, proprio questo. Inconfondibile. Quali sono i colori giusti nel logo di Visa? Esatto, sopra il blu e sotto il giallo. Microsoft Edge è considerato il miglior browser per gli utenti di Windows, ma qual è il suo logo? Questo? Un'altra domanda per i gamer, ma puoi provare anche se non giochi a Dota 2. Qual è il logo giusto? Eccolo, è questo.
Negli anni 2000 questa gattina era ovunque. Qual è il logo corretto di Hello Kitty? Questo. E con i Pokémon come te la cavi? Se hai scelto questo, hai scelto bene. Che mi dici di questo logo? Hai indovinato? L'ultimo è il più difficile, ma provaci comunque. Usa il tuo istinto. Qual è il logo giusto? Eccolo! Se lo hai indovinato, sei imbattibile. Qual è il logo della Huawei corretto? Questo qui. 14. Gli antichi giochi olimpici furono organizzati a Olimpia, ma i primi moderni si tennero nel 1896 ad Atene, in Grecia. Questa è dura, qual è il logo corretto? Ed eccolo! 15. Snickers è la barretta più venduta al mondo, ma qual è il logo corretto? Questo qui. 16. eBay è super utile, ma riesci a trovare il logo corretto? Sì, è proprio qui. 17. La Paramount ci ha regalato tanti film fantastici e hai visto il loro logo centinaia di volte, ma ti basterà per individuare il logo corretto? Eccolo, c'è una sola montagna. 18. Riesci a trovare il logo corretto della Puma? Eccolo. 19. E Adobe? Riesci a individuarlo? È proprio qui. 20. Ne arriva uno più complicato. Che cosa mi dici? È questo. 21. Che tu sia un tipo da FIFA o uno da The Sims, hai sicuramente qualcosa per cui ringraziare Electronic Arts. Qual è il logo corretto? Eccolo. 22. Skoda è un'azienda ceca e all'inizio produceva biciclette. Ora fa anche automobili, ma qual è il logo corretto? Eccolo qui. 23. Shazam ti ha aiutato a trovare un bel po' di belle canzoni, ma ti ricordi il logo? Ecco qui. 24. Arriva il tuo compagno di studi linguistici, Duolingo. Qual è il logo corretto? È questo. 25. Google Drive è il prossimo. Lo usi sempre, fidati del tuo istinto. È lui? 26. Riesci a individuare il logo di Flickr? Eccolo qui. 27. Hasbro è stata fondata nel Rhode Island da tre fratelli nel 1923. All'inizio vendevano scampoli di tessuto, ora vendono giocattoli. Qual è il logo corretto?
Ed eccolo! 28. Uber è qui! Assicurati di scegliere quello giusto! 29. Anche se non sei un giocatore di Minecraft, devi conoscere il logo perché è troppo popolare. Riesci a dirmi qual è quello giusto? 30. E il logo della Levi's? Eccolo. 31. Questo è il logo degli Incredibili. Sì, il fantastico film della Pixar. Qual è il logo corretto? 32. E il logo di Captain America? Qual è corretto? Sì, eccolo. 33. Va bene, l'ultimo per oggi. Mostrami il vero logo di Pandora. Sì, eccolo. Ottimo lavoro. Buoni. Sono sicuro che lo indovinerai in pochissimo tempo. Ops, pensavo che il logo della Oreo fosse un po' più curvo. Ora scopriremo quanto spesso guardi MTV. A quanto pare, io la guardo abbastanza spesso. Mi c'è voluto un minuto intero per capire la differenza tra questi due. Tu come sei andato? Il logo corretto è quello a sinistra. Qual è il tuo browser web preferito? Se è Chrome, non avrai problemi a trovare il logo corretto. Beh, spero che tu abbia indovinato. Giochiamo con i colori, che dici? Qual è il logo della Lidl? La maggior parte delle lettere del suo nome sono in blu e solo la I è in rosso. Beh, non credo tu possa sbagliare il logo di McDonald's. Sì, è quello con la parte centrale che non tocca il suolo. Uno di questi loghi mi sembra strano. Quale? E il logo corretto è quello a destra. Qualcosa non va con uno di questi loghi, ma dovrai risolverlo da solo. Sì, Citroën ha due frecce, non tre. Credo che dovrei fare il bucato più spesso. In questo modo conoscerei il logo corretto di questo detersivo. Verde in alto, rosso in basso. Ma certo! Un altro produttore di cose squisite. Ma quale logo è corretto? Un giro in cucina e ho scoperto che il logo a destra è quello della Cadbury. Quanto spesso vai da Aldi? Vediamo. Il logo corretto è quello a sinistra. Ti piace creare e condividere brevi video? Allora devi sapere quale logo di TikTok è quello giusto. Hai scelto quello a sinistra? Bravo, è giusto. Uso questa app di messaggi abbastanza spesso per conoscere il logo corretto. E tu? No, sul serio, ero sicuro che fosse quello a sinistra. Riesci a capire qual è il logo della NASA? Ah, certo, niente giallo, ora ho capito. Sono sicuro che questo sarà un gioco da ragazzi. Quale logo della Mercedes è corretto? Questo, ottimo lavoro. Sai che aspetto ha il logo della Rolex? Questa corona è quella che fa al caso nostro. Una delle bevande più popolari in tutto il mondo. Ma quale logo è giusto? Quello sulla sinistra.
quanto spesso mangi hamburger? Scopriamolo! Sembra che dovrei concedermi un hamburger più spesso. Un'altra domanda difficile per gli appassionati del caffè. Quale logo Starbucks è giusto? È quello a sinistra. Ora il logo della Lacoste. Quale coccodrillo è giusto? Giusto, il coccodrillo a sinistra sembra troppo spigoloso per andare su un Apollo. Il prossimo compito è davvero difficile. Qual è il logo PayPal corretto? Guarda, la prima parte della parola è più scura della seconda. KFC è il suo logo. Ti ricordi qual è? È il logo a sinistra. Guarda il grembiule e le strisce. Ehi, che sta succedendo? Questo test è sempre più difficile. Il logo corretto è quello a sinistra. Se hai mai affittato un appartamento su Airbnb, probabilmente conosci il logo dell'azienda, giusto? Il logo a sinistra è quello corretto. Che ne dici di un'altra casa automobilistica? Il logo della Honda è a sinistra. Fan dei social media, usate i vostri superpoteri. Chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente non sono una persona da Instagram. Un uccellino che cinguetta, ma quale si trova sul logo di Twitter? Sì, quello a sinistra è troppo paffuto. Sono stato da Subway centinaia di volte, ma non avrei mai detto che il loro logo potesse essere così difficile da ricordare. Il logo corretto è quello a destra. Insomma, i colori sono quelli e a me sembrano uguali. Ho imbrogliato e sono andato a cercare su Google il logo Google. Sono sicuro che risolverai questo a occhi chiusi. E ovviamente il vero logo Adidas è a sinistra. Aspetta, sono diversi. Ah, è tutta una questione di antenne. Quello a sinistra è il logo della Android. La Nutella, la crema di nocciole più amata al mondo. Riconosci il suo logo? Ovviamente, sono solo due cerchi, ma sono sicuro che la sai. E forse ne hai anche una. È la Mastercard. Questa icona ti dice qualcosa? I gamer la indovinano subito. È l'Xbox. Andiamo avanti. E questo? È la Toyota, famosissima marca di macchine giapponesi. Guardi ancora la TV? Se la guardi, non avrai problemi a riconoscere questo simbolo. È Cartoon Network, un canale TV. Cosa credi che sia questo? Oggi ce l'abbiamo con le macchine giapponesi. È la Mitsubishi. Ora andiamo avanti. Che azienda è questa? È il logo di Chanel. A proposito, Coco non era il vero nome di Chanel. Il suo vero nome era Gabrielle. Coco era il suo soprannome d'infanzia. Quando lo vedi, sai che ti godrai sicuramente le prossime due ore. Che cos'è? Certo, è il logo della Warner Bros. Film pazzeschi. Mi sembra familiare, ma cos'è esattamente? È la Sprite, la quinta bevanda analcolica più venduta sul mercato. Questo è più difficile da riconoscere, quindi ti darò un indizio. È una bevanda anche questa. Sì, esatto, è la Dr. Pepper.
è la sesta bevanda analcolica più venduta, subito dopo la Sprite. Un altro modo per passare una bella serata, cos'è? È DreamWorks. Che pensi di questo logo viola? È Yahoo. Non credo ci sia una persona che non conosca questo logo. È lo stemma di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria di Harry Potter. Torniamo alla realtà, che ha ben poco di magico. Che azienda è? È Amazon. A proposito, l'azienda ha iniziato nel 1995 come libreria in un garage. Sai cos'è questo logo? È il logo della PlayStation. Ti dice qualcosa questo? Dovrebbe, è il Monopoly, che per qualche strana ragione ha un sacco di edizioni speciali. Oh, come si chiama questa canzone? Chiediamo a Shazam. Anche se non sei un gamer, forse questo lo riconoscerai. È The Sims, un videogioco simulatore di vita che ha spopolato negli anni 2000. Questo è un logo nuovo, ma secondo me la sai. È Meta, il nuovo nome di Facebook, che possiede anche Instagram e WhatsApp. Ok, non è famosa come Facebook, ma forse quest'app la conosci. Oppure chiedi a qualcuno della generazione Z. È Discord, una piattaforma di messaggistica. Inizialmente la usavano i gamer, ma ora la usano un sacco di community. Ok, cos'è questo? Eh sì, sono tornato alle macchine. È il logo della Ferrari. Riesci a capire che simbolo è e a chi appartiene? È di Wonder Woman. Se ti piace viaggiare, sicuramente lo conosci. È Airbnb, un portale online per affittare alloggi. È un po' vintage anche questo, ma piace sempre a tutti. È Discovery Channel. Questa è difficile, ma sono con te. È Walmart. Per cosa stanno queste due lettere? Per Baskin Robbins, una multinazionale statunitense di gelati. Anche senza nome, resta comunque riconoscibile, la sai? È la Doritos. Tosta questa, vero? Ti do un indizio. Abbigliamento. È la Jack Wolfskin, un'azienda tedesca che produce abbigliamento outdoor. Non è così famoso, ma di sicuro l'hai visto milioni di volte. È la Nestlé. Se ne hai uno, sei un amante del lusso. È la Rolex, una società svizzera che produce orologi. Questo logo lo riconosci? È Tommy Hilfiger, un brand di abbigliamento americano. E questo? Forse ti sembra difficile, ma so che la sai. È il simbolo di Nintendo Switch. Per cosa sta questa O? È Opera, un browser web. Per i più maturi di noi, quanti ricordi? Non ce la faccio!
e ICQ. Era un programma di messaggistica, quello che usavamo ai tempi dei dinosauri, prima che venissero inventati Discord o WhatsApp. Chi è questo panda? È il panda della WWF, un'organizzazione internazionale non governativa che lavora per preservare la fauna selvatica. Se viaggi parecchio, questa la sai. È il Toblerone, il cioccolato degli aeroporti. Che logo è questo? È il logo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Livello facile. Entrambe le mele hanno un morso, ma qual è quella morsa sul lato giusto? Ah, ecco. Anche io ho iniziato a mangiare le mele da quel lato. Riesci a capire qual è il vero logo della NASA? Niente giallo, solo un cerchio bianco. Ok. L'uccellino di Twitter. Ma qual è quello giusto? Certo, quello a sinistra è troppo elaborato. Sai com'è fatto il logo della Rolex? Questa corona è decisamente più naturale. Coccodrillo a sinistra o a destra? Questa è la domanda. Destra. Non c'è da stupirsi se ho pensato che il coccodrillo sulla sinistra sembrasse troppo puntinato per decorare la tua polo. Sono sicuro che questa la vinci a mani basse. E, ovviamente, il vero logo dell'Adidas è quello a sinistra. Non ti darò indizi, ma la risposta la so. Na 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 na. Te l'avevo detto. Ah, questa è tosta. Devo guardare nell'armadio. O è barare? Ok, il grosso felino di puma che salta a sinistra. Ah, buono a sapersi. Qualcosa non va con uno di questi loghi, ma devi risolverlo da solo. Esatto, la Citroën ha due frecce rivolte verso l'alto, non tre. Ah, questa è facile. Non avevo dubbi. Immagino che tu debba fare il bucato da solo per conoscere il logo giusto di questo detersivo, eh? Ok, verde in alto, rosso in basso. Capito. Quale logo ti sembra più familiare? Questa famosa casa automobilistica ha optato per il primo logo. Mi sembrano entrambi ok, quindi qual è quello giusto? Meno rosso e più blu. Capito. Livello difficile. Che peccato, io preferisco il tè. Lo sapevo, questo mi sembrava più familiare. Beh, non sono un esperto di benzina e gasolio, ma credo di saperla. Questa.
L'ho azzeccata. Questa invece è tosta. Ora so che aspetto hai il logo della mia pizzeria preferita. Sai che logo ha questa famosa azienda di elettronica? Oh, ci ho preso! Che fortuna! La differenza tra questi loghi è minima, ma uno è sbagliato. È quello a sinistra che rappresenta il produttore di software e computer di fama mondiale. Coca-Cola o Coca-Cola? E la risposta è Coca-Cola. Sto scherzando, il primo logo è quello corretto. Delizioso. Sono sicuro che questa la indovini. Oh, pensavo che questo logo fosse un po' più ondulato. Ora scopriremo quanto spesso guardi MTV. A quanto pare io la guardo spesso. a me sembrano uguali. Oh, ora ho capito la differenza, ma è troppo tardi, uffa. Rosso, bianco, blu o rosso, bianco, blu? Scelta difficile. Se hai scelto il logo a sinistra, hai perfettamente ragione. Non sono sicuro di questo. Tu lo sai. Sapevo che quello a destra era quello giusto. Fan dei social media, usate i vostri superpoteri. Chi l'avrebbe mai detto? Non sono uno che ama Instagram. Ah, questo l'ho visto mille volte, quindi so qual è quello giusto. È quello a sinistra. Livello difficilissimo. Wow, difficilissimo sul serio. Ok, il logo corretto è quello a sinistra. Capito? Ti piace creare e condividere video brevi? Allora saprai qual è il logo giusto di TikTok. Hai scelto quello a sinistra? Allora ci hai preso di brutto. Quanto spesso mangi gli hamburger? Vediamo. A quanto pare io dovrò farlo più spesso. Oh no, di nuovo colori. Wow! Questa era tosta. Vuoi dire che dovevo tenere a mente il colore del fiocco? A quanto pare, sono bravo a distinguere i colori. La tua scelta è corretta. Riesci a individuare qualcosa di strano in questa immagine? Sì, ecco il piccolo intruso. Riesci a trovare la forchetta diversa dalle altre? Eccola, i suoi denti sono molto più corti delle altre forchette. Quanto tempo ti ci vorrà per trovare il guanto solitario?
Ma eccolo qui! Wow, quello è stato veloce! Ora rendiamolo più complicato. Quale fiocco di neve è solo? Esatto, questo al centro. Cerca di individuare lo stivale di gomma che non ha un compagno. Eccolo, devi avere un occhio d'aquila. C'è un impostore fra tutte queste X? Sì, è la lettera Y. Sembra proprio che tu abbia appena premuto il pulsante in modalità difficile. Dunque, quale leone è diverso dal resto? Esatto, a questo re della giungla manca un orecchio. Riesci a individuare un girasole fra tutte queste api? Ah, eccolo, è nascosto in un angolo. Qual è l'avocado diverso da tutti gli altri? Questo. Guarda, all'interno c'è un piccolo cuore. Si sarà sicuramente innamorato. E ora inizia il gioco vero. Vedi la maggior parte di questi loghi ogni singolo giorno, ma li conosci per davvero? Sai riconoscere il logo del produttore di elettronica di fama mondiale? Quello di sinistra sembra molto più naturale e, non c'è da stupirsi, è il logo corretto. Quante volte ordini su Amazon? Vediamo. Se hai scelto quello giusto, allora ordini abbastanza spesso. Questo è difficile. Questi loghi sembrano uguali. Ma quello corretto è sulla destra. Pensaci bene e dimmi, quali dei due vende dei buonissimi panini? Il logo corretto è quello a destra. Se avevi scelto l'altro, beh, hai sbagliato. Ora, qual è il logo YouTube corretto? Non barare! Quello di sinistra, ovviamente. Quale carta di credito usi per pagare la spesa? Quella a destra, ovviamente. Sono sicuro che questo logo è familiare non solo per gli appassionati di caffè. Quello di sinistra è il vero logo di Starbucks. Chi non ha mai visto la propria stanza dei sogni da IKEA? Ma quale logo è corretto? È quello a destra. Ora, dimmi la verità. Quante ore passi a guardare i video su TikTok? Se hai capito che il vero logo di TikTok è quello a destra, allora probabilmente apri l'app almeno una volta al giorno. Una delle migliori patatine di sempre, ma quale logo è quello corretto? Il tizio baffuto non ha così tanti capelli.
il logo a sinistra è quello corretto. Saliamo di livello. Quale di questi tizi vedi quando acquisti le Pringles? Eh già, è quello a sinistra. Ora vediamo se scatti foto letteralmente a tutto ciò che ti capita a tiro per poi pubblicarle su questa famosa app. Il vero logo di Instagram è quello a destra. E se avevi indovinato, allora devi essere una vera Insta persona. Ok, ora vediamo come te la cavi nello sport. Il logo Adidas corretto è a sinistra. Sei un tipo molto goloso? Vediamo se riconosci il vero logo della Chupa Chups. Sì, sapevo che era quello a destra. Quale di questi è il vero logo IBM? Una domanda difficile. Io ho scelto il logo a destra ed è corretto. Che ne dici di una fonte inesauribile di conoscenza e saggezza? Qual è il vero logo di Wikipedia? Sì, è quello a sinistra. Se guardi spesso MTV, allora non ti ci vorrà molto per trovare il vero logo. Sì, è quello a destra. Ora, questa domanda è la più complicata di tutte. Qual è il logo corretto del lato positivo? Mi auguro che guardi abbastanza spesso il nostro canale e di aver scelto la lampadina a destra. E mi raccomando, rimani sempre dal lato positivo della vita. E saliamo di livello! Osserva attentamente le immagini e cerca di capire cosa c'è di sbagliato in ognuna di loro. Riesci a trovare cosa è sbagliato in questa immagine? Ah, non è nei numeri! È nella parola errore, è scritta in modo errato.